Ciao a tutti, ho scritto una lettera a mia figlia Sara, che è in Svezia, e gli ho scritto questa lettera perché è il mio regalo di Natale per lei e avrei piacere che tutti lo condivideste di modo che gli possa arrivare il mio regalo. Ciao Sara, mi ricordo ancora quel giorno lontano di dicembre del 1991, quando scoprì di essere incinta di te. Ero una bambina, ancora anche io, ma quel giorno tu mi rendesti adulta, mi rendesti mamma. Quando sei nata eri la creatura più bella mai vista al mondo ed eri bella davvero, eri perfetta con le tue gote rosa. Quando io e il babbo andavamo in giro, tutti si fermavano ad ammirarti. Poi hai iniziato a crescere e dall'asilo alla scuola. Già a scuola, quando andavamo a parlare con le tue maestre, era tutto un complimento. Eri una brava bambina, sia come carattere che come svolgimento dei compiti. Le tue maestre ti facevano molti, molti complimenti e noi eravamo fieri di te. Alle medie, uguale, eri sempre brava in tutte le materie, non ne trascuravi una. Davi il meglio di te in tutte le materie e quando andavamo a parlare con i professori mi veniva da piangere dalla commozione. Tanto è che alle medie passasti con la lode. E mi dissero che non era una cosa consueta per la scuola, ma tu te lo meritavi ed era giusto dartela. Anche in quel momento per noi genitori è stato davvero un grande orgoglio. Poi le superiori, il liceo, non hai dato mai problemi, anche lì eccellevi in tutte le materie. Ti sei sempre impegnata e finita la scuola hai scelto la tua strada di studiare cinese. In un primo momento andasti a Pesaro. Ma la scuola non ti piaceva e così prendesti la strada per Venezia, dove ti sei trovata bene e ti sei laureata con ottimi voti. Quando ti sentivo parlare cinese mi emozionavi. Gli stessi miei colleghi cinesi dicevano che sapevi il cinese meglio di loro. Hai fatto la triennale, ti sei laureata nel 2014. Sei arrivata a raggiungere un livello della lingua cinese del quarto livello, quasi madrelingua. Durante questo percorso sei stata in Cina nel 2013. Qui andasti circa 3 mesi nel Kunming. Mi ricordo che lì sei stata brava, sei riuscita a sopportare da sola le difficoltà che hai trovato durante il percorso. Eri da sola in Cina, ma ci siamo sentiti per telefono quasi tutti i giorni e tu sei stata forte, veramente forte. Tornasti in Cina nel 2015, qui lavorasti per un'azienda, eri a Shanghai. Mi facevi vedere le foto con la mascherina e che il sole era una rarità. Ma la foto più bella era quella dove eri vestita con un loro abito tradizionale, per un evento. Eri veramente la più bella. La mia bambina, diventata donna. Ma quell'anno andasti anche in Danimarca a fare un percorso per la salvaguardia dell'ambiente in una fattoria, dove conoscesti tanti ragazzi di tutto il mondo. Anche questa, Sara, è stata un'esperienza che ti ha formato e maturato. Sei sempre stata autosufficiente e soprattutto non hai avuto mai paura. Hai sempre affrontato e fatto ciò che credevi, senza porti tante domande. Hai agito. Una cosa di te che mi è sempre piaciuta, questa intraprendenza. Prendevi la tua valigia e senza tanti giri di parole, prenotavi ed andavi. A volte anche avventatamente, come quella volta dell'attentato al COP21 a Parigi, che prendesti il primo volo appena successe il fatto. Tu dovevi essere là, al COP21. E noi impauriti non ti ci volevamo mandare, ma tu prendesti e andasti. E quando organizzasti la prima marcia per il clima qui a Cesenatico nel 2016, in piazza Andrea Costa, ed io ti ho aiutato. Dove tu fosti brava a intrattenere la gente con le tue spiegazioni su come si doveva salvare il pianeta. Eri avanti, molto avanti già da allora. La tanta gente che scrisse quel giorno nel telo bianco che avevamo avvolto al gazebo. Sei stata veramente brava, devo dartene veramente atto. Hai sempre creduto in quello che facevi e lo facevi. Poi sei voluta andare in Svezia, dove ancora tuttora risiedi, dal 2016. Sei in Svezia per prendere la tua seconda laurea in fisica. Il tuo sogno è sempre stato quello di salvare il pianeta, di trovare delle soluzioni per questo. Nel 2017 hai partecipato anche alla marcia per Aleppo. Sei stata veramente fantastica, ammirevole. Prendevi l'aereo e li raggiungevi per poter dare un contributo a questa grande causa, una marcia per la pace.
Facesti anche un progetto sulle bucce di cocco, un progetto per aiutare le popolazioni dell'Indonesia di dire basta agli incendi delle bucce di cocco. Facesti anche un viaggio per questo in Indonesia. Ora sei ancora in Svezia e questo Natale lo passerai là. So che stai facendo un nuovo progetto importante e che di sicuro riuscirai a realizzare. Aiuti, un'organizzazione africana per inviare vestiti ed accessori nelle zone povere vicino a Nairobi. Così, bimba mia, sei diventata una donna sotto i miei occhi, hai girato il mondo e sai più lingue di me ed io sono molto fiera di te. Ma io ora vorrei stringerti qui tra le mie braccia ancora un'ultima volta, come quel primo giorno che uscissi dalla mia pancia e dissi questa è la mia bimba, l'amore della mia vita. Buon Natale, amor bel della mia vita, e buon anno. Spero al più presto di poterti abbracciare davvero. Grazie per quello che fai per il mondo, la tua mamma. Un bacione forte.